Ciao a tutti ragazzi, io sono Fa e bentornati su Shikoku Jin. Oggi siamo su Clash Royale ed in particolare andremo ad analizzare il mio account e a discutere brevemente di quello che ho intenzione di fare sul canale riguardo a Clash Royale. Eccoci sul mio profilo, iniziamo a spacchettare un bowler di legno. Ok, e abbiamo un'offerta. Comune epica, ma esci nella leggendaria. Vabbè, il discorso che voglio fare è questo. Come avete potuto vedere, io sono già nella leggendaria, non ho delle coppe altissime, però comunque diciamo che il gioco lo conosco. Quindi avendo praticamente ogni leggendaria, perché mi manca solamente la principessa, tra poco uscirà la pozione cimitero, però praticamente mi manca solo la principessa al momento, possiamo dire che non avrebbe molto senso portare una serie sul mio canale in cui io ho già tutto pronto e mi potrei annoiare. So che c'è tantissima gente che si sta tuttora approcciando al gioco per la prima volta e quindi pensavo di portare una run, diciamo, dall'inizio, cominciando da capo Clash Royale. Posso comunque portare altri episodi in cui faccia delle battaglie amichevoli piuttosto che tornei o quant'altro, anche battaglie multiplayer. Basta che me lo fate sapere nei commenti e poi io vedrò cosa fare. Prima di cominciare vi chiedo di lasciare un like e supportateci con Cugini, iscrivetevi al canale e cominciamo. Speriamo di non finire male. Attenzione, siccome sono stupido non ho registrato le prime due partite, chiedo scusa per l'inconveniente. Buon proseguimento. Direi di fare... Dove sei? Dove sei, amore mio? Eccoti qua, di fare così. Perché non si può fare una roba del genere? 3006 livello 9, dai. Forse stavolta riusciamo a cavarcela in qualche modo, perché sono gli sgherri. Sono gli sgherri il principale problema. Non ce ne sono di palle quando mettono giù gli sgherri, è un casino. È un casino, mi incontro il drago infernale, non posso nulla. Non posso fare niente. Adesso lui mi mette quel ciccio lì, io metto sto coso qua e poi... A che livello? Ma a che livello? E i danni. Tutto sommato posso andare di ignoranza. Ignoranza dove? Ignoranza dov'è? Siamo pari. Come? Sto male. Zappata. E va bene, dai, ci siamo difesi, vero male. Adesso metto giù lo stregone di ghiaccio e siamo a posto. Siamo a cavallo, siamo anche leggermente in vantaggio, quindi diciamo che ci sta. Barbari all'11 anche lui. Questo qua può essere un problema, perché ci mette giù anche quel coso lì e quindi è un casino. Vediamo se riusciamo a partire di ignoranza sul serio stavolta. Vediamo cosa fa adesso. È Fireball, perfetto, infatti. Devo caricarlo per forza di cose col mastino, perché lui comunque non ha la torre d'inferno, quindi forse riusciamo ad arrivare di sotto torre. Il problema è l'orda di sgherri, quindi io faccio così. Lui sta aspettando il mio attacco sicuramente. Adesso lui metterà sicuramente giù l'orda di sgherri, perché il moschettiere non ce l'ha perché l'ha usato poco fa. Quindi cucciolo di drago, dietro a cucciolo di drago, esattamente. E faccio una zappata, pam. Ok, ci siamo. Lì metto lui. E dietro metto... No, cacchio, mi è andata male. Però ci siamo portati nettamente in vantaggio. Questa qui è una cosa molto buona. Adesso lui ci spaccherà la vita sicuramente, perché sì. Adesso io direi di fare così,
così ci ha fatto fuori il draghetto, siamo nella shit, zappata, e ci ha fatto la torre anche lui. Mi conviene a sto punto andare direttamente a fare la torre di là. Bella sta partita. Se perdiamo così, Fide, io muoio. Nel senso, non abbiamo la zappa, abbiamo solamente 7 secondi. È persa, ragazzi, mi hai persa. È persa, purtroppo, è persa. E seconda partita che perdiamo così, cosa facciamo? Cosa possiamo farci? Niente. Non sono capace di giocare. Come ho detto prima, invece non è vero. E ragazzi, il fatto che devo scendere proprio. E se devo scendere, scendiamo. Cosa devo dire? Livello 10, 2968. Se perdo questa, sono retrocesso in Arena 8. Subito, violentissimo col domatore. Parte, vediamo cosa riusciamo a fare. Ci difendiamo solo una hit, va benissimo. E lui avrà sicuramente una fireball. Si difenderà in qualche modo. C'ha il bocciatore. Ah, il bocciatore e lo stregone di ghiaccio. Quindi io ti dico, io ti carico col mastino. Lui adesso metterà il gigante davanti e già lo so. Però facciamo così. Che tanto, esatto, lo sapevo. Lui fa così, io sono a posto, perché tanto gli sgherri dietro infieriscono sul mago di ghiaccio, mentre il minatore fa il grande culo a quel coso là, esatto, poi comunque c'è il tipo brutto lì, ma ce ne freghiamo tantissimo. Lui secondo me non ha le frecce, infatti le facciamo, no, c'ha la fireball, però siamo comunque in un grande vantaggio, va benissimo questa situazione. Dai, siamo in vantaggio, mentre comunque infierisce anche il mago di ghiaccio. Siamo 486 a 2258. Allora, adesso io direi di partire aggressivo di nuovo con il cucciolo di drago dietro e buttare davanti il mastino lavico immediatamente. E vediamo come si comporta lui. Mette il bocciatore. Anche il mago. Questo può essere un problema, perché ha la strega, lo stregone, il mago di ghiaccio, ce li ha tutti. Quindi, però comunque la torre ce la siamo già portati a casa, quindi non è stato un grosso problema. Abbiamo fatto fuori anche gli altri due. Dai, mega sgherro, che almeno tocca qualche hit. Ci difendiamo con i barbari dal domatore. Lui farà due hit, esatto, infatti. Adesso non so se chiudermi in difesa sinceramente oppure puntare le tre corone, perché in effetti ci servono due corone per fare il baule della corona. Quindi tenteremo di fare magari le due corone almeno. Adesso direi di partire da dietro con lo stregone di ghiaccio. Esatto, lo sapevo. Quel mazzo qua è fatto così. È così, quindi non ce ne sono tante. Sgherri di qua. Mega sgherro. Barbari appena arrivano. Per forza. Poi facciamo una di quelle zappate violentissime. Così. Lui è obbligato. Esatto, perfetto. E ci siamo difesi. Però io voglio fare almeno due corone. E quindi adesso facciamo così, facciamo che andiamo violenti. Ci sono 13 secondi di tempo, non ce la faremo mai. No ragazzi, niente. Se lo facciamo andare, non ci fa due, non ci fa la corona comunque. Però c'era vicino, dai. Cacchio, volevo proprio fargli la seconda. Siamo di nuovo a 3000, direi di mettere a sbloccare subito sto baule d'argento. No, non siamo ancora a 3000. Facciamo l'ultima partita e vediamo se torniamo a 3000, dai. 2993, Arena 9, anche lui livello 9. Dai, vediamo. Speriamo di vincere anche questa volta. Lui parte col Mega Sgherro al 5. Quindi non è un livello molto alto. Vediamo cosa possiamo fare. Eccoci qua. Però io direi il Mega Sgherro countera. No, il Mega Sgherro non countera. Questo può essere un problema. Questo può essere un problema. Beh, prendo un po' di hit dal gigante. Cosa dobbiamo fare? Ci comportiamo per forza in questo modo. Tanto ora siamo in fase offensiva, quindi dovremmo fare dei bei danni comunque. Ah, già un altro Mega Sgherro questo qui. Eh no, al mazzo velocissimo allora.
ha un mazzo davvero molto molto veloce, però tanto a casa ci siamo stati già la prima torre, quindi siamo a posto, siamo in vantaggio e ora ci carichiamo un attimo di easy e poi vediamo cosa fare, come si comporta lui. Ci carica subito il gigante. Io sono già contento perché il baule della corona ce l'abbiamo già, quindi potremmo anche addirittura chiuderci in difesa. Il discorso però è questo, che lui ora secondo me cerca sicuramente di farci la torre. Infatti è già a 400 di vita, lui ci ha messo giù il tizio brutto, non ci ha fatto fuori il minatore, non ci ha fatto fuori quel tizio lì, e quindi l'unica cosa che posso fare adesso è sicuramente chiudermi in difesa, e se lui riesce a farmi la torre devo per forza di cose, tanto sicuramente ci farà la torre questo qui, perché aiuta. Oh sì, vabbè, ma se ci attacca un'altra volta siamo belli che fregati comunque, tanto non è che... però c'è da dire, però il moschettiere è sempre la stessa cosa, è un infame. Tra l'altro potremmo anche andare sulle tre corde. No, siamo in vantaggio di là. Mi chiudo in difesa, mancano 18 secondi. 18 secondi. Zappiamo per... Minatore di ignoranza, giusto per... Stregone di ghiaccio. 3 secondi. L'abbiamo portata a casa. Grandissima, grandissima. Bellissima questa partita. Ci sta. Ci sta, siamo di nuovo a 3000. Siamo saliti a 3000 di nuovo. Altro baule e apriamo questo baule della corona, dai. Già che ci siamo, 500 di oro, 2 gemme, golem del ghiaccio, spirito di ghiaccio, estrattore di elisir, gigante rollato. Niente, abbiamo trovato niente. Vediamo cosa dicono qua. Torniamo un pochino, tac. E qualche altro chiedono, la zap non te la dono solo perché mi serve. Eccoci qui. Come ho già detto anche nell'altro video, Gandalf, grazie Gandalf. Come ho già detto anche nell'altro video, noi siamo in Trick for Cats e siamo anche su Clash Royale. Se qualcuno vuole unirsi quando faremo pulizia, magari con una parte di Clash of Clans, di sicuro è benvenuto, ecco. Che dire, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate riguardo la serie che vi ho proposto, quella in cui ricominciamo da capo, perché come avete visto non è difficilissimo vincere in questi casi, cioè avendo tutte queste leggendarie diciamo che è abbastanza semplice. Poi i barbari all'11, gli sgherri all'11, sto portando la zappa all'11 adesso, poi sicuramente porterò il mega sgherro all'8. Sicuramente penso che una cosa del genere potrebbe annoiare. Poi se preferite che continui la scalata, ben venga, io continuo, sono contento. Però se preferite che cominci da capo, ditelo, ok, io accetto qualsiasi tipo di consiglio, quindi fatemi sapere appunto. Io direi che comunque per oggi può bastare. Se volete ci ritroviamo nel prossimo video, supportateci con Cugin, lasciate un like, un commento e ciao a tutti.